No, non date una rappresentazione falsa, nessun veto, noi non poniamo veti su nessuna persona, se ovviamente sono persone che hanno i requisiti che noi abbiamo posto, l'asticella del Movimento 5 Stelle è molto alta, l'abbiamo detto dall'inizio e fa piacere adesso che sia un punto condiviso. Una personalità di alto profilo, una personalità autorevole e aggiungo sempre che possa essere ampiamente condivisa e ci possa rendere tutti orgogliosi di essere così ben rappresentati e così degnamente rappresentati. Quindi noi non poniamo veti. Chi ha queste qualità assolutamente rientra nel novero delle personalità che possono ambire. Per quanto riguarda, lei mi ha fatto la domanda su Draghi, ieri abbiamo fatto una assemblea dei grandi elettori del Movimento 5 Stelle, che ricordiamo è il numero più consistente di grandi elettori, e abbiamo convenuto diffusamente che, anzi direi su questo siamo tutti d'accordo, l'obiettivo è preservare la continuità dell'azione del governo, perché noi non possiamo adesso, essendo chiamati a questa grande responsabilità di eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, trascurare però che qui ci sono famiglie, imprese, cittadini che ci guardano e non possono pensare che adesso ci fermiamo per tutti questi giorni, tutti concentrati per l'elezione, e dopo ci fermiamo per dei mesi per formare un nuovo governo, per valutare la ricomposizione delle delegazioni, per scegliere un nuovo premier. Noi abbiamo un premier autorevolissimo, le abbiamo chiesto tutti insieme, con tutta la comunità nazionale, con un governo di unità nazionale, di portare a termine dei risultati. Questi risultati, ovviamente siamo ancora in piena emergenza sanitaria, economica, energetica, c'è il PNRR, adesso inizia la vera messa a terra. Sono tanti compiti che non sono ancora conclusi, quindi noi, il nostro primo obiettivo non è un patto di legislatura, lo voglio ripetere, per me non esiste questa formula, non mi piace, perché il parlamentare del Movimento 5 Stelle non sono seduti lì e non vogliono durare sino alla fine della legislatura. Presidente, noi vogliamo un patto per i cittadini, per risolvere tutte queste urgenze. Patto per i cittadini. Grazie. Ma una domanda, risponde a una domanda. Non risponde a domanda. Battuto la mano sul balaustra, è un po' nervosito praticamente. No a Draghi alla Presidenza della Repubblica, per dare continuità al governo non ci possiamo permettere di sospendere l'attività del governo, che ne perderebbe in continuità e in stabilità. Sotto sotto qualcuno potrebbe dire che Conte pensa: hai voluto prendermi il posto a Palazzo Chigi e ora resta lì.